Sì, eccomi, che c'è? Ci hanno attaccati in forze ripugnanti. Una ventina, se non di più. Cazzo di ripugnanti. Hai presente la ragazzina a cui tieni tanto? Sì, Lisa. Aspetta, che le è successo? Dov'è Lisa? Andata. L'hanno rapita con altri tre. Al-Kai li ha inseguiti finché ha potuto, ma sono asserragliati nel cratere di Belna. È tornato indietro a radunare uomini, ma... Cristo, ok, ascolta, ho visto come riducono i loro ostaggi, non posso aspettare! Lisa, di sicuro non appartiene a uno schifoso ripugnante. Impronte minute da ragazza devono essere di Lisa. L'hanno trascinata da questa parte. Siamo sul... Se ne avete fatto del male, le vorrete figlie di un cane, vi uccido dal primo all'ultimo. Sì, perché non segui tu il cammino? Sono morti, idiota. Non si uniranno alla tua maledetta setta. Qui qualcosa non torna. Cosa non torna? Nei cespugli!
diavolo avete in quella testa, Marci? I redenti dominano il mondo, eh? Non se sono tutti morti. No, non è qui. Grazie. Ci ha insegnato. Deve essere da qualche dobbiamo parte. Dobbiamo lasciarci andare per trovare il cammino. Non c'è altra via verso l'ascesa. Il verbo di Carlos ci insegna che per essere redenti dobbiamo cedere all'oblio. Vedrai la verità. Nessuno si unirà a te! Ehi, guarda, sei stato prescelto, eh? Resisti, Lisa. Qualsiasi cosa cerchino di farti, tu resisti. Vengo a prenderti. Di labirinto. L'hanno portata qui. Lisa deve essere lassù. Sto arrivando, piccola. Però... Ah!
Eccola. Mostra il cammino! Credi allo più stronzo. Senza fermarti. Senza fermarti? Sì, non fermarti in nessun caso. Pronta? Eh? Vai. Siamo al sicuro. Stai bene? No. Adesso ascoltami, ok? A sud c'è un accampamento, Lost Lake. Non è come quello di Hot Springs. Iron Mike è diverso dalla signora Tucker. Odiavo la signora Tucker. Beh, non saresti la sola. Quello è un bel campo. Ed è un rifugio sicuro. Ok. Reggiti. Ricky! Ricky, rispondi! Ricky, usi ancora questo canale? Lost Lake, rispondete! Dico. Da quanto tempo? Che cosa vuoi? Senti, cazzo, incontriamoci, ok? Sulla superstrada delle Cascades, all'incrocio con la vecchia strada per Belknap. Io sto arrivando. Sai chi ha detto Mike quando tu e Boozer siete andati via da qui? Ah, sì,
quello. È proprio per questo che ho chiamato te e non Schizzo. Iron Mike non deve venirlo a sapere. Ho una ragazzina con me. Cosa? Cioè, non una ragazzina, una superstite. Vive qui fuori da parecchio tempo. Hai una superstite e vorresti portarla a Lost Lake? No, sarai tu a portarla a Lost Lake. Io la consegnerò a te. Ricky, ci sei? Sì, ok, parto subito. Lost Lake, chiudo. Ricky? Sì, ok, prego. Ti piacerà molto stare lì. Come ti ho detto, questo Iron Mike è un tipo a posto. Ha il vizio di urlare, ma tu non lasciarti spaventare, capito? Ah, e comunque c'è un ragazzo che si chiama Schizzo. Dovesse infastidirti, tu avvisa Ricky. Oppure parlane con Eddie, è il medico dell'accampamento, dillo a lei. Eddie è in gamba, ha dei farmaci e tutto il necessario per medicare quei tagli. Meglio non rischiare un'infezione, giusto? Loro ti aiuteranno, puoi fidarti, anche nel caso in cui, che so, ti cacciassi in qualche guaio. Bene. Ehi, Ricky. Ehi, Dick. Che sorpresa. Che c'è? Tucker non tratta più gli schiavi? Lisa, questa è Ricky, lei ti porterà in un luogo sicuro. Le regole non sono cambiate, Dick. Iron Mike non ti darà un soldo per questo. Soldi? Andiamo, non è per... Scusa, non sono qui per questo, non voglio la taglia, solo prendila e basta. Eh? Che le è successo? È successo che è stata aggredita dai ripugnanti. Oh, mio Dio. Ehi, Lisa. Ciao, sono Ricky. Ascolta, ti piace pescare? Io adoro pescare, non c'è nient'altro al mondo che mi renda più felice. Verresti a pescare con me? Sì? Allora ti mostrerò Lost Lake. È il lago con le acque più limpide che tu abbia mai visto. E i pesci, santo cielo, di mattina i pesci saltano fuori tanto così. Vedrai, ci andremo e ti divertirai un mondo. Ma devi tenerti forte, ok? Pronta? Lo apprezzo.
mi senti? Per ammazzare il tempo ho costruito qualcosa per te. No, Boozer grande, sì, non chiedevo di meglio. Passo e chiudo. Stanno arrivando. Arrivano! Oh, e faranno. Vogliono. No. Vogliono me. Mi sono. Boozer, che succede? No! Come hai fatto entrare? Ehi. Non ti muovere! Boozer, sono io. Sto fermo. Sono te che cerca di calmare. Non fare un altro passo. Dai, parliamo. Ti ammazzo. Va tutto bene. Dammi il fucile. No! Mi no! Basta! Merda. Porca puttana. Boozer, ma che... Cazzo! Io c'era. Ho sentito delle voci. No, Davido. Mi hai sentito, vero? No, non ho sentito, Boozer. Hai un'infezione in circolo. Non è vero. Invece sì, Boozer. Cazzo, guardati. Non mi serve guardare. Restiamo, ti serve aiuto. Ehi, non ne ho bisogno. Forza. Cazzo, non mi serve aiuto. Ehi, scusa per prima. Quando stavo per farti saltare la testa, è che pensavo di aver visto qualcosa, capisci? Piano, ehi, occhio ai gradini. Sì, ce la faccio. Era tutto nella mia testa. Sì, lo so. Potevo sentirli, Dick. Erano lì come un rumore di passi che mi risuonava nella testa. Stivali. Su, ci siamo quasi. Non mi serve aiuto. Posso camminare, maledizione. Posso camminare. Ok. È che... non so cosa sia successo, poi li ho visti. Sì, però dai, coraggio, salta su. Dobbiamo andare. Aspetta. Ehi. Come? Dove stiamo andando? Io non... È un viaggio breve, Boozer. Ti schiarirà le idee. Un viaggio? D'accordo, mi sembra una buona idea. Una boccata d'aria, sì. Dove...
stiamo andando? Dick! Ricordi la prima volta che siamo fuggiti da Farewell? Hai in mente la scena? Sì. Mi ricordo. Le superstrade erano intasate di auto, un fiume di gente in viaggio. Erano convinti che sarebbe stato sufficiente andare veloci per seminare la minaccia. Oh! Stiamo andando. Dick! Ricordi la prima volta che siamo fuggiti da Farewell? Hai in mente la scena? Sì. Mi ricordo. Le superstrade erano intasate di auto, un fiume di gente in viaggio. Erano convinti che sarebbe stato sufficiente andare veloci per seminare la minaccia in arrivo. Sì. A nessuno è stato abbastanza veloce, Boozer. Nessuno aveva capito, tranne me. Giusto il tempo di urlare «Oh, merda!» ed iniziare dapprima a camminare e poi a correre. Ed era già troppo tardi. Sì, troppo tardi. Ricordo di aver visto i Furiosi arrivare tutti insieme, a migliaia. E tutti quei coglioni sono stati fagocitati. Sì, me lo ricordo. Quando assisti a una scena del genere, capisci che è solo questione di tempo, prima che tocchi anche a te. E non puoi impedirlo, Boozer. In alcun modo. Ma sai perché non ci arrendiamo? No. Perché che cazzo di alternativa abbiamo? Già. Lately I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hopes surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. Like the enemies that we are battling, I am nothing but a human alien. Left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. I've seen inside the devil's dreams where young men die, and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding, and I hear what we've done. But just like every other fool here, I'll keep marching on. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes. Ma che stai facendo? Ovvio che ti sistemassi prima di entrare. Beh, sai com'è. Volevo fermarmi al quartier generale, due birre, poi trotterellare in infermeria. No, è che mi aveva stancato. Certo. Ma sì, ti prendo per il culo. Ehi, Dick. Iron Mike ha detto che ti avrebbe ucciso a vista. E se l'ha detto... Il vecchio non ricorda neanche il suo nome, a volte. No. Ehi, ricorda. Devi restare sveglio. Siamo lontani, ma se passassi di qui un furioso... Sì, lo so.
Ehi, Dick. Sì? Non uccidere nessuno all'accampamento, ok? Non ucciderò nessuno. Stai bene? Sempre meglio. Fatti maledetti. No? Calma, scommetto quello che ti pare che era solo un randaggio. Dobbiamo sorvegliare il campo. No, che cazzo? Iron Mike e le sue stronzate. C'è qualcosa. Eh? Era un sasso? Cosa ci fai? Quello che ti pare. Era un sasso. Vieni fuori. Fatti vedere. C'è qualcosa qui. Calma, scommetto quello che ti pare che era solo un randaggio. Dobbiamo sorvegliare il campo. Non andare in giro come due imbecilli. Forse ripugnanti. Beh, un motivo in più per filare. Prendiamoli di sorpresa. Poi ha preso il coltello per dargli il colpo di grazia. Ma avrei dovuto tirarlo via. Gli sono saltati addosso in due così. Ho sparato. Hai sparato? Sì, l'ho ucciso. Lo stavano squartando come un branco di furiosi. Ho sparato e sono scappato via. Quindi, se vuoi andare a caccia di ripugnanti, ti consiglio di avere i rinforzi. Ehi, come andiamo? Come va? Ehi, tu! Andiamo!
quegli uomini non hanno subito un attacco. Sono stati torturati. Ah, merda. Iron Mike, schizzo. Fanculo. Raymond! E i morti che abbiamo sepolto li hanno massacrati. Massacrati. Ci sono volute 3 ore per rimettere insieme i corpi. Non volevo lasciarli in pasto ai furiosi. Raymond! Lo sai che è stato Carlos. Dobbiamo reagire. O i ripugnanti. Raymond, schizzo, ora basta, ok? Lascia perdere. Chi è stato? Qualcuno alla porta. E il prossimo gruppo? E quello dopo ancora? Carlos ha già preso di mira Luke e Kent. Stanno avanzando verso nord. L'ho sentito sul radio figliolo. Anche loro. Sarà anche Marco, ma sa riconoscere un branco di ripugnanti che partono alla carica con la mannaia. Eccola, devo trovare un modo per entrare. Perché? Vuoi provarci con loro o vuoi rivendertela? No, sono solo curioso. Una posta! Ero di turno in decine. Ciao Ricky, ciao Eddie. Non voglio guai, quindi se vi fate da parte me ne vado. No, no, che diavolo ci fai tu nella mia infermeria? Oh, vorresti spararmi adesso? No, aspetta, c'è un codice, giusto? Puoi sparare una donna solo se sei costretto. Beh, ora sei costretto. Ah, merda, ok, ascolta, perché non mi lasci spiegare? Guarda cosa ho preso. Adesso spacci narcotici per Tucker? Quando mi hai portato la ragazza, pensavo fossi cambiato. Ma mi sbagliavo. No, non sono narcotici. Cosa? Sono antibiotici. Boozer è malato, ha un'infezione in corso. Non avevo altro posto in cui andare. Un'infezione? Che è successo? Fa differenza. Ho fatto una cazzata. Portalo qui. Prendilo e portalo qui. No, non possiamo. Sì, possiamo. Senti, non mi interessa chi sia o che cosa ne pensi Iron Mike. Quando un uomo è malato, è un uomo malato. Dobbiamo prenderci cura di noi. Tesoro, è l'unica cosa che ci resta.